Non affrontare questo problema oggi e non ridare alla cura la centralità nelle politiche pubbliche che merita rappresenterà, porterà a dover pagare dei costi sociali ed economici enormi, perché poi alla fine sui costi sociali qualcuno può pure far finta di non porseli in questa fase perché bisogna porsi altri obiettivi, ma i costi, i nodi verranno a pettine, si trasformeranno questi costi sociali anche in costi economici, quindi più si rinvia il problema, più il problema si aggraverà. Oggettivamente abbiamo assistito a una costruzione di un modello di welfare che è fondato sull'auto-organizzazione. In alcuni casi questa auto-organizzazione è un valore, in altri, assume delle connotazioni decisamente più critiche. Ci sono le famiglie che si sono auto-organizzate, lì troviamo non solo il fenomeno delle donne che è stato ben descritto, ma abbiamo un altro fenomeno gigantesco, una spesa privata enorme, che supera di gran lunga, quasi raddoppia la spesa pubblica complessiva. Il tema di chi paga sia la crisi da un punto di vista economico che la crisi sociale. Chi la paga? Chi è il soggetto sociale, economico, che è in grado oggi di dare risposte a questo? Allora, è evidente, questo è quello che noi abbiamo detto in maniera molto chiara, che pensiamo che qualunque maggioranza si formi debba essere solido, un governo debba essere solido per riuscire ad affrontare tutto questo, ma che abbia anche un po' di coerenza interna. Se no rischiamo, come quello che è accaduto, di ritrovarci con il punto di partenza che abbiamo avuto col precedente governo, ovvero tutta la questione sociale è stata affidata alla compartecipazione alla spesa. Quindi il chi paga diventa il cittadino. Parlare di sviluppo significa parlare di cambiamento. Credo che, e vado a chiudere perché anche per i centri di servizio questo tema sia fondamentale, credo che dobbiamo interrogarci nelle singole espressioni e complessivamente, perché il cambiamento, ecco, sia capacità di stare nel tempo, nei problemi, nei territori, ecco, nelle esigenze, no? Sapendo che i modelli devono essere costruiti, ecco, non è un ritorno al passato che ci auguriamo, perché il modello di welfare del passato, l'abbiamo detto, ecco, era un modello comunque stretto, no? Siamo così sicuri che la difesa delle identità, no, sia il punto di riferimento principale e non sia invece maggiormente importante difendere le attività di volontariato e aiutare la loro capacità di cambiare nel tempo per adeguarsi a costruire nuovi modelli di presenza sul territorio, nelle attività di cura, nelle attività di sviluppo sostenibile e quant'altro? Questa è la prima domanda che credo che ognuno di noi si debba porre, perché noi stiamo facendo le battaglie, abbiamo una legge che ci riguarda che per molti di noi crea grossi problemi a fare le attività di cura. Bisogna cominciare a dare a ogni parola la giusta collocazione, perché dietro invece alla confusione che viene fatto fra questa parola pubblico e parola privato si nasconde il 90% del sistema di deresponsabilizzazione rispetto ai propri ruoli che viene fatto dalla politica, ma anche da chi fa il funzionario nelle pubbliche amministrazioni. Queste due cose secondo me sono fondamentali se vogliamo cambiare questa nostra società. Ognuno deve fare la sua parte, però bisogna definirlo, usando le parole nel modo giusto. Che se non ci vogliamo appiattire, perché il rischio ce l'abbiamo di appiattirci sui servizi, se non ci vogliamo appiattire dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere d'accordo e davvero costringerle, le istituzioni e gli enti locali a sedersi insieme a noi per discutere, individuare bisogni, necessità, coprogettare insieme, decidere insieme le iniziative necessarie. Noi
credo che non ci possiamo più, non possiamo più accettare di essere chiamati alla fine di questo iter. Il tema più grande è quello dell'indifferenza, cioè a un certo punto nella società in cui viviamo il tema il vero disastro naturale è l'indifferenza. Ecco, questo mi pare la cosa più interessante, più importante da segnalare. E l'altra cosa da segnalare è che c'è crisi, c'è povertà, c'è tutto quello che volete, però ogni anno gli italiani buttano via 39 miliardi di cibo. 39 miliardi di cibo. Ecco, allora c'è da domandarsi che cosa fa il volontariato per tutto questo. Deve essere progettista, sognatore, deve essere quel canale che dà fiducia nonostante le cose che succedono. Cito solo una cosa, l'ultimo libro di Stiglitz, il famoso economista, sostiene che negli Stati Uniti il capitalismo dinamico si sta bloccando ed è fortemente messo in crisi dal fatto che negli ultimi anni e decenni sono cresciute prepotentemente le diseguaglianze. No? Questo per dire allora che la crisi non più che generare povertà la aggrava, ma è più l'impoverimento della società economico e civile, la crescita di diseguaglianze, eccetera, che ci ha prodotto questa crisi.